Queen sono una delle grandi rock band mondiali che ha scritto la storia della musica dell'ultimo secolo. Recentemente anche il film che ne ha celebrato i fasti e la storia, dagli esordi fino alle platee oceaniche dei loro concerti, ha fatto rivivere i fasti della band e del suo leader, l'indimenticato Freddie Mercury, eclettico personaggio strappato ai fans dal flagello dell'AIDS nel 1991 e che negli anni 80 era una vera e propria piaga sociale. I loro successi e le loro hits risuonano continuamente e non c'è persona che non abbia un ricordo, una sensazione legata ad un loro brano. Sarà per questo che domenica scorsa a Marotta, nella Molo Arena, si sono radunate centinaia di persone per ascoltare i Break Free, la tribute band più apprezzata in Europa. Abbiamo fatto questa serata all'insegna dei Queen e anche di un gruppo Spalla, che questa sera si esibiscono, sono dei marottesi doc di Tribunale Obal. E poi insomma ci sono questi Break Free che fanno tributo ai Queen, ovviamente con le giuste differenze, però sono molto molto bravi, sono quotati, sono definiti il tributo, il miglior tributo d'Europa, e quindi questo siamo molto contenti che sono venuti qua da noi, e insomma ci teniamo molto, e quindi questa è una serata importantissima. Uno scenario davvero coinvolgente, quello della Molo Arena, con il palco che si staglia sul tramonto, in grado di regalare a turisti e locali ricordi indimenticabili. L'arena l'abbiamo concepita l'anno scorso, abbiamo continuato quest'anno con l'aiuto e la collaborazione della Proloco, quindi abbiamo avuto il musical qualche settimana fa e adesso abbiamo questo grande concerto, la gente sta arrivando e noi siamo molto soddisfatti come amministrazione comunale, non solo per gli eventi della Molo Arena, ma per tanti eventi che stanno organizzando tante associazioni su tutto il territorio comunale. Il cantante dei Break Free, Giuseppe Malinconico, è stato descritto da molti fan come il miglior Freddie Mercury dopo la leggenda stessa, e vedendolo esibirsi sul palco si capisce il lavoro spasmodico alla ricerca della perfezione, perché il successo della band sta proprio nel ricreare il più fedelmente possibile i suoni e le atmosfere dei concerti dei Queen. L'obiettivo è, diciamo, spegnere il mio essere Giuseppe su essere Federico e cambiare praticamente personalità per un momento, per dare al pubblico un ricordo anche soltanto però il più vivo possibile di quello che era un periodo che noi purtroppo non abbiamo vissuto in prima persona, ma grazie ai nostri genitori e ai nostri parenti abbiamo, diciamo, saputo apprezzare. Senti, tu hai fatto una ricerca anche vocale, sonora, nel cercare di avvicinarti al più possibile alle sue estensioni. Ho cantato i Queen da quando ero un bambino piccolo così, quindi un po' alla volta, diciamo, il mio modo di cantare era quello di Freddie Mercury. Quando però abbiamo avviato il tributo non era più un gioco, ma una cosa da fare seriamente, quindi c'è stata una ricerca veramente intensa. Entrare in un personaggio così complesso come Freddie Mercury, uscire dal proprio, credo che sia la cosa più difficile. Dal momento in cui parte la prima nota sul palco, scatta qualcosa nel cervello e bisogna buttarsi.